Questa cosa non mi piace molto. Cioè, è un po' così. È un po' sushi. Non mi fa impazzire tantissimo qualcosa. Dai, che forza. È veramente fighissima. Io sono pronto, caro, quando vuoi. Perfetto. Eccomi. Andiamo. Next mission. Andiamo. Vuoi fare palude umidiccia, canyon cacti, miniere pietra rossa o pascoli di zucca? Io andrei, guarda, ci facciamo una bella zuppa di zucca e leggerina Va bene. per pranzo. Ci sto. Possiamo addirittura salire di livello. Allora, o andiamo al quarto o al quinto. Potenza consigliata per il quinto livello è potenza 22. Livello di difficoltà 2.1 per. Potenza equipaggiamento manufatto da 6 a 19. Ma sì, dai, ti Proviamo al frega. 5. Vai. Ok, Vai, ci sto, perfetto. c'è della gente strana con dei cappelli strani. E dei girasoli. Mettiamo il turbone. Eccolo. Ci sono mal. Vai, vai, tranquillo. Io purtroppo non ho trovato, cioè, c'ho dei manufatti orribili, a parte il canino e il pirulicchio che esplode, poi c'ho No, ma ancora quella cazzo anch'io. di canna da pesca. No, io la canna da pesca, addio. Ce l'ho. Quella c'ho, non ho trovato altro mal. Infatti, mi dovrei trovarlo per sostituirlo. Guarda questo quanto corre, l'hai visto? Se ci voleva pushare subito, aspetta che abbiamo lasciato roba dietro. Ragazzi, io ve lo ricordo, il gioco è incluso nel Game Pass, quindi se avete il Game Pass è incluso dentro. Se non avete il Game Pass, fatelo subito perché è un servizio fantastico. Ok. Ciao Clarion, buongiornissimo, ben E vi arrivato. ricordo, ragazzi, se volete vedere tutti e due le streaming, punto esclamativo MS come le sigarette per andare a vedere anche Malvaiso. Che belli i due guerrieri. Però tu sei Viola! E certo, sto su Twitch. Ma è tuo fratello, si sente? Sì, io e Turbo siamo fratelli. Sì, Ci però i hanno. Esatto. genitori e le madri sono diverse. Me lo dai un secondo che ho livellato? Vai. Ma dove ti sei venuto? Vengo anch'io. Ah, ma tanto non posso fare nulla, niente, a posto, a posto.
Ecco, una cosa che non mi piace Turbo è il fatto che quando usciamo dal dungeon ci toglie tutte le frecce che abbiamo farmato. Quello sì. Quello sì. Ma non rifare. Aspetta, qua sotto ho lasciato un pezzettino. Ah, scusa. Ma hai visto che c'è una dei condor che volano? Non ci ho fatto caso. Cioè, si vedono solo le ombre. Sì, 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 li vedo ora. C'è una cesta qui da me. Arrivo. Cotta di maglia, livello 23, 109 di salute in più, 35% riduzione di danni, più 30% danni corpo a corpo e doppio incantesimo. La devo prendere per forza, ragazzi. Però qui c'ho spine al 2. Infuriato, scia di fuoco, elettrizzante. No, a me solo monetine. Non lo so, ci pensiamo, chat. 109 di salute in più non è poco, eh. Grazie mille del raid, gentilissimo. Ragazzi, se non l'avete fatto, mi raccomando, andate a lasciare un bellissimo follow a Kisem. Grazie mille del raid. Ma come funziona? Si avvia da Minecraft come fosse un'espansione o uno standalone? È un gioco standalone, Riccio. Ciao Ringabel, buongiorno, ben arrivato. Per tutti quelli che sono arrivati adesso, ragazzi, stiamo facendo, stiamo giocando. Non lo so, sono indeciso su quell'armatura. A Minecraft Dungeons, che è uscito questa mattina, è stato rilasciato alle 10. Stiamo giocando insieme al Turbone. Quindi mi raccomando, se non conoscete Turbo Tecno, andate a lasciargli un bellissimo follow. Evoca nessuno, eh. E ciao Kisem, buongiorno, ben arrivato. Ah, ma il suono ti è passato, Mal? Sì, per fortuna sì. Prima quando mi ha disconnesso mi ha tolto quella cavolo, quel cavolo di bug. Allora del detto, suono. Si era buggata quella chest e ti è rimasto il suono a cannone. Ragazzi, questo gioco, allora, vediamo un po' se Turbo concorda. Vai, vediamo. Un dungeon crawler. Se è molto ispirato a Diablo, e ovviamente che è stato il capostipite di questo tipo di dungeon crawler isometrici, è semplificato rispetto... Estremamente semplificato rispetto a quelli normali. Non ci sono stat da mettere. Gli unici potenziamenti che si trovano sono all'interno degli oggetti. Quindi praticamente i punti li spendete per potenziare gli oggetti. Esatto. Ed è tutto randomico. Quindi non è come i dungeon crawler classici dove dici ok, devo ammazzare quel boss perché quel boss mi dropperà sicuramente quell'ascia o quel pezzo del set d'armatura. Qui ve li dovete trovare. Quindi è, diciamo, un dungeon crawler molto light. Sì. Sì. E diciamo che è un prodotto che cerca di far avvicinare una nuova generazione di player a questo genere di giochi. E lo fa bene, secondo me. Perché il sistema capire le meccaniche è estremamente semplice ed è spiegato anche molto bene, vista anche la localizzazione in italiano. E per quello che costa, secondo me è un ottimo prodotto. Sì, calcolando che comunque, cioè, al di fuori delle piattaforme non Microsoft, cioè la Play e La Switch, che comunque ha un prezzo ridotto perché sono 20 euro. Per quelle Microsoft è incluso nel Game Pass, ragazzi, quindi... Esatto. Che comunque è un servizio di tutto rispetto. Che continua a dire, secondo me, il miglior servizio online attualmente.
Aspetta che abbiamo lasciato roba dietro. Oh, arrivo. Anzi, vai, io. Oh, vai, vai. E questa armatura? Io mi devo cambiare l'armatura fichissima, Turbo. Vai, vai. Mi dispiace, però. Perché d'aspetto era veramente figa. Allora, anch'io ho droppato un'armatura che secondo me è meglio. Però questa qui che ho c'ha qualche baffettino in più. Quindi sto valutando. Arrivo. Dove sei? Mamma mia. Ah, di qua. Sono qua. Ho fatto un po' una strage. Mi piace proprio il falcione, eh? Non è che mi piace, però rispetto a quello che avevo fa veramente, guarda, tre volte i danni. Come arriviamo là sopra? Li vedi? Da qua, guarda, stanno scendendo tutti. Sì. Mamma quanta gente! Buono! Ma non c'era... cioè, solo mostri? C'era solo mob, a quanto pare. Però è carino qua sopra. Sì, ma mi piace questa mappa. Ma a me piaceva anche quell'altra, ad essere sincero. Quella della foresta? Sì, era un po' spoglietta, sì, quello. Però c'erano tutti gli effetti sonori sotto, degli zombie, delle anime. Non mi dispiaceva. Dove vogliamo andare? In alto a destra oppure vogliamo fare sotto? Facciamo sotto, che in alto a destra mi sa che si esce. Va bene. Dove? C'è una cesta qui sotto. Fai vedere. Ah, schifo. Io ho trovato un'armatura schifosa. Anch'io livello 16. Oddio, io non so che fare. Perché ho trovato questa cotta di maglia che mi dà 109 salute, 35% riduzione dei danni, più 30% danni a corpo a corpo. E che doppio incantesimo. E che aspetti? Scusa. Non capisco. No. Che stai aspettando? Sto aspettando perché su questa armatura c'ho spine a livello 2 e c'ho anche elettrizzante. Vabbè, ricicla. Ok, adesso c'ho furioso, infuriato lì a livello 2. Infuriato a livello 2 e la scia di fuoco a livello 2. La scia di fuoco è carina. Però l'armatura è orrenda. Però si vede la crestina, quindi va tutto bene. Dai, oh, questa mi piace di parte, così. Allora, con la barchetta. Ciao Raf, bentornato Jäger. Ben arrivati ragazzi. Adesso in regola dovremmo avere molto più attack speed. Infatti non vedo l'ora di trovare i mob. Ce ne sono un po' pochi di mob, o sbaglio? Beh, calcolando che praticamente stavano tutti concentrati in quella casetta sulla collina. Qui siamo tornati all'inizio, guarda, dobbiamo andare qui in basso a sinistra. No, aspetta. Ce l'avevamo andati in basso a destra, non lo so. No, in basso a sinistra. Ah no, in basso a sinistra sì, l'abbiamo fatta. Ma mi sa che abbiamo fatto anche in basso a destra. Sì, abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto tutto qua, va bene. Ecco perché non c'erano i mob. Perché stavamo tornando indietro. Ma io non me la ricordo però questa parte. Questa qua. Abbiamo fatto un altro giro?
No, anche io ho fatto da qui, non ci sono passato. Forse ci sono più strade. Le mappe non sono proprio piccoline piccoline, eh? No, è vero. Cioè, non so quante sono. Cioè, se esploriamo ogni singolo angoletto, ci vuole per fare una missione. Vedi, di qua c'è una parte separata. No, aspetta. Ah, vedi, noi siamo passati da sinistra. Scusa, di qua c'è una parte separata, la vedi? Sì. E ci si arriverà in qualche modo, spero. Sì, qui ci eravamo arrivati. No, vedi, c'è niente di là. Tanto mi curo che avevo preso qualche danno. Guarda che sia io che Turbo non usiamo le mappe. Neanche Turbo la sta usando. Noi è tutta memoria, ragazzi. Noi la mettiamo sullo schermo per voi. Esatto, mica la guardiamo la mappa. Cioè, è per farvi vedere una feature del gioco, no? La zucca, prendi la zucca. Non si può prendere, non si può prendere. Ecco, bravo, dammi fuoco al cane. Bravo, no, cioè. Buono il cane. Come? Soldi. C'è il... Ma che cos'è, un cavallo o un cane? È un cavallino, dai, si vede, Dio buono. Come si vede? Dove lo vedi? È uguale al cane. Ma no, non è uguale al cane. Si vede che c'ha il muso un pochino più da cavallo e c'ha gli zoccoli. Oh. Ripto. Boscata? Eccolo. Arrivano. Ma che? Questo mette i muri. E noi li possiamo mettere i muri? Non credo. Spiegare un TNT. Guarda un mob. I due cani che sono morti. Eccoci. Oh, Carmi. Cavolo, io non c'ho più spine, è vero. Devo stare attento, mo. Chissà, con spine se prendi danno te ne sbatti un pochino. Ma così no. Io com'è lento sto falcione, però. Non io... che l'ascia che avevo prima fosse più veloce, eh. Io ho attivato una co... sto per morire! Ci penso io! Sto per morire! Ci penso io! No! Oddio! Guarda, non si vede nemmeno la vita, raga! Curati, Turbo! Ce l'ho in cooldown! Ok. Non mi sono nemmeno curato tutto, eh. Io mi sto scordando che siamo a livello 5 di difficoltà. Mamma mia. I danni prima. Una melina. Sì, mi hanno distrutto perché ho preso l'agro mentre stavi scappando. Mi hanno picchiato tutti insieme. Dai, che ce n'è 5. Sì, ho preso io. Con questo livello di difficoltà già cambia tanto, ragazzi, eh? Sì, ma almeno c'è un po' di rischio di morire. C'è un po' di sfida, sì. Ma... che è successo? Non lo so, ho droppato qualcosa, ma c'è pure la TNT qui. Due ce n'hai? Io ne vedo che ce n'hai due. Sì, ce n'ho due. E non ho paura di usarle. Vedi se ho droppato qualcosa.
droppato un arco, dopo gli diamo un Che è? Ah, me le butta tutte e due, me le butta. Ma che cos'erano? Perché erano uno sopra l'altro? Non lo so. Falli venire indietro, falli venire indietro così passano sul po'. Come, ti ricordi come si chiama la difficoltà del livello, Turbo? No, come si chiama no. Vieni indietro che c'è qualcosa da prendere. Arrivo. C'è un mega spadone. Mamma mia. Mamma mia, stava per esplodere. È una cesta, il porcellino. Oddio mio, c'è esploso un creep addosso. Mamma mia. Scusa, ho preso una melina per sbaglio. Occhio, questo esplode il muro. Aumento di livello, buono. Ma che cosa? Ma chi è che fa i muri esplosivi? C'è un evocatore che ci fa spawnare sti muri. Dio, però sto coso del mouse, guarda, c'è il pane sotto, prenditelo. C'è l'evocatore. Arrivo. Ah, mi ha bloccato. Bastardo. Ma ha bloccato anche a me. Madonna, che casino. Fuori. Dov'è? Fuori, bastardo. Oddio. Che bordello tutto insieme, oh. Bellissimo. Musiche colossali. Ora vi rispondo, ragazzi. Finisco questa parte, recupero la chat e vi rispondo a tutti. Dio santo. Ma cioè, ma sti muri non ho capito. È ancora qualcuno che rompe coglioni. Eccolo là, sì, eccolo guardalo, là. Guardalo, guardalo, guardalo la merda. Oh no. Ma no, c'è un altro. Eccolo. Sì. Eccolo qua, eccolo qua. Fatto. Ora i muri non sono spariti, eh. Perché ce n'è ancora un altro. Ok, morto. Salendo. Aspetta, Turbo, controlla un attimo. Sì, sì, io sono qui che li tengo a distanza. Con la mia nube puzzolente. E io te l'ho detto, ogni tanto te la dovresti togliere quell'armatura e lavarla. No. Puzza. Il muro. Figlia santo. No, ma sono bastardi questi. Sì. Che poi tolgono tantissimo. Fanno male, fanno male. Voilà. Quante frecce hai? 28. Vai. Grazie. Bloccato. Sì, lo vedi quanto ti tengono stunnato quei cazzo di ragni? Botto. Però qua niente eventi tipo che già questo. No. Quelli ci sono nei dungeon, mi sa, e basta. Allora, tu dici l'obiettivo della mappa? Dobbiamo trovare proprio l'ultimo focolare. Cioè, allora, le cose all'esterno mi piacciono, però non lo so, preferisco il dungeon. Beh, il dungeon cioè, è tutto un altro fascino da dungeon, ovviamente. Mi sono pompato, bro. Mi sono preso il funghetto. Dai, puscia. Guarda come va con quel funghetto. E io sto sempre con quella misera canna da pesca che ormai ho pure. Ma ammazza. No. Oddio, che male che mi ha fatto. Preso. Mamma, che male che mi ha fatto. Ma è questo bastardo che li pompa. Sì, li pompa. Prendono meno danni e fanno molto più danno. Ah, il veleno è OP comunque.
Io ho fatto 1000.000 livelli, però me li metto dopo i punti. Oh, carino il mulino. Sì, anch'io comunque ho fatto un po' di livelli, ma i punti li metto dopo. Ora, troppo casino. Allora, dice la campanella. Sì, guardiamo prima tutto. Vado su io, vedeva. Ma se sparo... posso passare? No. Qui c'è un altro galeoncino. Qua ci sono dei soldi. Ora non c'è niente da rompere. Vieni a vedere qua, Turbo. Come stai? Arrivo. C'è una cosa strana. Se vai qua, zoomma. Sì. Dobbiamo abbattere la croce di Cristo. Forse qua? Forse qui andiamo via dopo, non lo so. No. Cioè, c'è un'isoletta però lì. Ma non ci arriveremo mai col salto. Scusa, ma se andiamo più su invece? Però vedi, non te la fa vedere nemmeno in mappa, l'isoletta. E dici che non la possiamo... Guarda, io sono venuto di qua, ma non ci arrivo con il jump, sicuro. Guarda, ci provo con il roll, ma... Forse sì. Oddio, mi ha fatto spawnare il culo, Dio Bono. Da qua? Ci hai provato? Dall'angoletto? Aspetta, sto arrivando. Forse... Per poco, beh? Sì, forse ci si arriva. Vediamo un po', ci si riprova. No. Ho sbagliato proprio il salto stavolta. Quindi... Ah! No, mi sa di no, Turbo. Mi sa che è proprio al millimetro, ma non ci arriviamo. Vieni, attiviamo... Attivo la campana, eh? Arrivo... Anche adesso parte l'imboscatona. Eccolo, infatti. Porco, due che danni. Vai con le puzzette. ci serve il cane più potente. Questo muore subito. Sì, non durano una sega. Au. Uccidi il vescovo. Perfetto. Vale, evocatore. Visto. Ma ammazza, mi scoppia. No. Mi scoppia. No. Mamma mia. Oddio, sono vivo. Ah, mamma mazza mi scoppia. Fa malissimo. Dai, lo tengo stunnato laggiù. Consumo tutte le frecce. Dai, che c'ho quasi la cura. Ok. Io c'ho ancora metà tempo per la cura. Bye bye. Punto incantesimo ottenuto. GG. Mamma mia. Ma malissimo, ragazzi. I cani usa e getta. Poveri cani. Sacrificati così. Torno subito, Turbo. Vai tranquillo. Allora, ragazzi, eccomi. Quindi, dicevamo... Scusate a chi non ho salutato, ragazzi, vi saluto adesso. Mi dispiace, ma ero un pochino impegnato. Quindi non so se Renix, Ram, vi ho salutato. Ben arrivati, ragazzi. Se funziona come il PlayStation Store, devi sapere il giocatore. Non so, ragazzi, se lo comprate direttamente dallo store, cioè non da quello di Microsoft, però lo prendete su PC. Non so se effettivamente alla fine ve lo fa scaricare direttamente comunque dallo store della Microsoft.
Quindi è possibile che lo acquistate lì, ma poi ve lo fa scaricare direttamente dallo store della Microsoft. C'è anche questa possibilità.